Ciao Pino, come stai? La situazione è dura per tutti, eh? È una crisi mondiale. Certo che sfiga, eh? Che dici? Non è una sfiga, ma c'è un complotto sotto. Lo vogliono tenere nascosto. Ma chi te l'ha detto? Un amico della sorella, della cugina, di uno che lavorava con te. Ah, quindi proprio uno che conosci bene. E che ti ha detto? Che il virus è stato creato in laboratorio dai cinesi? Per controllare l'economia mondiale. Apino, però mi sa che hanno fatto una cazzata, ci hanno rimesso pure loro. Che dici? È tutto calcolato perché loro hanno già il vaccino che tengono segreto. Ok, Pino, mi hai convinto, la storia non fa una piega. Ti saluto, ora lo dico a tutti gli amici miei. Lo devono sapere tutti. Ciao Andrea, come stai? E io sto una chiavica, come tutti gli italiani del resto, perché se non lavoro non guadagno. Certo che sfiga, eh? Ci voleva una pandemia mondiale. Che dici? Non è stata sfiga, ma hai saputo che c'è sotto un complotto. Pure tu, già lo so, me l'ha detto Pino. Sono stati i cinesi. Che dici? Non sono stati loro. E chi sono stati, scusa? Gli americani. Durante un'esercitazione militare sono andati a Wuhan e hanno buttato una fialetta, tipo una fialetta puzzolente. E infatti il picco c'è stato a Carnevale, giusto? La tua fonte è attendibilissima. E chi sarebbe, scusa? Il macellaio! Quindi è super attendibile, Andrea! Che dici? Non vedi l'ora che trovano il vaccino? Ma scusa, ma tu non eri un convinto no-vax? Ah, no-vax per l'altri! Quando il culo è tuo, allora sei fortement vax! Ti saluto, Andrea! Ora lo dico a tutti gli amici miei. Lo devono sapere tutti! Ciao Pasquale, come stai? E niente da questa mattina che sto al telefono. Qui sono tutti convinti che sotto questa storia ci sia un complotto. Ah, pure tu! Già lo so. I cinesi hanno creato un virus in collaborazione con gli americani, però se lo sono fatti buttare in Cina con una fialetta puzzolente per conquistare l'economia mondiale! Ah, non è questa la storia. La vera storia l'ha detta un virologo. E chi sarebbe, scusa? Il dottor David Schwartz. Ah, me lo ricordo! Era quello che diceva che il tumore si guarisce con il bicarbonato, giusto? E che dice Schwartz? Che il virus non esiste. Stiamo subendo le conseguenze del 5G. Stanno approfittando della quarantena per installare le antenne di nascosto. Hai le prove! Muoiono gli uccelli, giusto? Ti sei documentato, ormai ci capisci di 5G. A Pasqua, ma sei una vita che non scopi. Già non ne trovi uno di punto G, ora ti intendi di 5G. Ti saluto, lo vado a dire a tutti gli amici miei. Lo devono sapere tutti. Ciao Filippo. Se mi fate combinare qualcosa questa mattina non riesco a fare nulla. Già lo so. C'è un complotto sotto. I cinesi, in collaborazione con gli americani, hanno creato un virus in laboratorio che se lo sono fatti buttare in Cina con una fialetta puzzolente, ma tanto loro hanno già il vaccino e grazie al 5G uccidono le persone a distanza, ma non lentamente, all'istante, perché il 5G è velocissimo! Ah, non è questa la storia. La storia del vero complotto la conosci tu. Sei sicuro? Sicuro quanto è vero che la Terra è piatta? E chi c'è sotto, dimmi? La lobby antilaziale. Hanno fatto scoppiare un virus per non far vincere lo scudetto alla Lazio. Ma sei sicuro, Fili? Hanno fatto tutto questo casino in tutto il mondo per andare contro l'Otito. Vabbè che è antipatico, ma sta sul cazzo a tutti allora. Che dici? Non c'è solo la lobby antilaziale. E dammi un indizio, che c'è pure sotto? Chi è che sta antipatico a tutti oltre all'Otito? Addirittura! Dici Barbara D'Urso, Fili? Giusto! Nessuno la vedeva più in televisione, ora la gente è costretta a stare a casa a vederla! Ora lo vanno a dire a tutti gli amici miei! Lo devono sapere tutti! Ti saluto, Filippo! Tra mezz'ora è pronto il pranzo, mi devo andare a lavare le mani! E certo, ci metto mezz'ora a lavarmi le mani! Le devo lavare bene come ci ha insegnato Barbara D'Urso, per uccidere il virus! Ciao! Ora ho capito, sotto c'è la lobby delle saponette! Mi raccomando, condividete il video! Prima che lo censurano! Ah, dimenticavo! Seguitemi pure su Instagram e su YouTube! Grilletto facile! Mi raccomando, non mi fa ingassare, frate! Mannaggia le vecchiette!